tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Clara è tornata e oggi faremo, come avete letto dal titolo, un bel decluttering, perché ultimamente sono un po' mancata dal canale perché ho dovuto fare un po' di pulizie mentali e ho deciso di fare anche un po' di pulisciti il buco del c***o. Vieni qui, dai, abbiamo un ospite speciale, Gloria. Come vi ho detto, faremo un decluttering anche dei make-up, perché si parte dalla vita per poi fare decluttering anche di make-up, perché è una vita che devo fare decluttering di make-up. E oggi abbiamo con noi un ospite speciale che si chiama Naomi. Buongiorno, sono io. Naomi mi aiuterà a declatterare le palette in questa prima sessione di video intensa. Vi presento Naomi. Naomi è una famosissima drag di Varese, lavora e si pompa. La potete trovare anche su Instagram come Naomi Teasdale. Ve lascio qua tutto quanto, potete andare a check out il suo channel. Poi lascerò il mio PayPal. Cosmo quando doppia Patrick Star. Di qualcosa di intelligente. Saccarosio. Vabbè, siamo qua perché mi aiuterai tu. Sì, sì. Ho bisogno di una mano per fare questo decluttering. E partiamo dal primo cassetto della mia. Oddio, qual è? Makeup collection. Ok, via. Anch'io voglio farlo. Via. Pienongi di Trucongi. Allora, Porcongi. Fanno schifo queste palette. Io ho un deumidificatore, ma ogni tanto mi sono dimenticata in questi ultimi anni di svuotare il deumidificatore, quindi la muffa è diventata sempre più parte del make-up. E non tutto il make-up. Ah, ma che bello ombretto che c'hai oggi. Che cos'è? Ma amo muffa. Muffe. Voglio che mi uccidi. Vai. Allora, io inizierei con questa qui che va... L'ho vista subito, quella di MAC. L'ho composta io questa palette, molto carina. Li ho comprati personalmente. Ah, è da buttare. Che buon profumino. Ma non ha proprio un odore sano. Bocciata. Io prendo questa. Vai. Mi è stata regalata da NYX. Scusa. Mi è stata regalata da NYX e quindi non lo so, questa qua io la regalerei perché è nuova. La regalerei. La prossima io direi questa qui, la Naked di Urban Decay, la Sherry. Sì. Questa è caruccia. Un po' l'ho usata, pochino però un po' l'ho usata. Come fanno a influenzare? È una palette che... Non puzza? No, perché è molto nuova. Ma per me è approved, puoi tenerla questa. Ok, io ti tiro su... Questi sono, non leggera, so perché, lei. Sono palette di illuminanti di Huda Beauty, io le terrei, perché dai, c'è. Tutte e quattro. Ma dai, guardale. Queste carine. Dai, tanta roba. Sì, è molto carina questa. Ce n'è una. Ma ti servono tutte, amo? Cioè, nel senso, usate comunque, devo dire. Ah, la butti perché la tieni tu. Sì. Anche dai, questa è bellissima. L'ho usata. Come si dice, amo, quando i colori sono... Sono molto dinamici. Duochrome. Non mi veniva più. Scusate che sono fuori dal make-up da un po' di mesi. Ti serve? Sì, quella la userei. Molto bella. Anche... Non è simile all'altra? Sì, è vero. Va bene. Tu, quale altra? Secondo me è proprio simile. Io direi che non, non ti servono due. Fammi vedere l'altro un attimo. E sono uguali. Adoro! Quindi quella te la puoi tenere. Allora, io vado con questa qui, la Fiesta Cheeks di Mulac. Di Mulac. Che era un'edizione limitata. Sì, io l'adoravo questa. Mm-hmm. Mi piaceva molto. Questa è proprio caruccia. Sì, dai, la tenere. Collezione. Era... Bella vita! Ah! Io la volevo solo per questo colore in mezzo, questo glitter. È un glitter pressato, amo. Sì. Bellissimo. Poi a me i verdi piacciono. Non a tutti piacciono i verdi militari. Bellissimo. Però a me piacciono un sacco i verdi. Molto bello anche. E li uso anche spesso. È da tenere. Io invece ti scelgo questa. Urban Decay Naked Ultimate Basic. Carina. Beh, direi... Vabbè, dicevamo che è molto carina. Secondo me puoi tenerti solo il pennellino. Ma neanche posso. Va bene. Dai, la regaliamo. Ciao.
qui è di Urban Decay, quella in collaborazione, no? Sì, ispirata al Mago di Oz. Esatto, l'edizione limitata del Mago questa di Oz. Questa era della fata, della strega buona, Linda. Sì, mm-hmm. Io Glenda l'ho chiamata prima. Oh. Raga, questa è un po' bruttina, voglio dire, cioè ce ne sono di belle. Non piace a nessuno, ma io ci ho speso tanti soldini per questa. Ah, ma queste le tieni per ricordo, cioè io non mi toccherei mai con una roba del genere. Posso dirlo? O sto cattiva? No, neanche io mi toccherei. Queste sono da ricordo. Questa stessa cosa, però della strega lì, quella che si squaglia con l'acqua. Sì. Ombretti carini. Vabbè. Queste sono di ricordo, sì. Sì. Cioè, le darei via, però non le puoi più usare. E ma buttarle. Chi? Appunto. Ti tiro su questa. Molto carina come si apre, guarda. No. Tipo smart. Per me già no. A me piace un sacco il pack di Inglot, che è calamita. Ah, però belli i colori dentro. No, no, ma poi scrivono un botto, è molto carina. Bellissimi sti colori. Sì, no, carino. Poi scrivono un sacco, abbiamo la parte... Basta. Mi piacciono questi colori. Scrivono anche un sacco, cioè, vedi? Ma schifo! Questa, stesso concetto. Ok? Beh, però è grande, è grande. Però all'interno non abbiamo Inglot, cioè questi sono Inglot e... Bugiarda! Questi sono color pop, vuoi un fazzoletto? Voglio un mentiratore! Quindi no, questo, ok. Sei una suora? Tu dovresti dare il buon esempio al posto di parlare delle suore! Prossima! Questa aveva un packaging molto bello, da Natural Love, però all'interno i colori... Non sono malaccio, i soliti marroncini che tu balle, bla bla bla. Bla bla bla. No, 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 boccia. No, 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 no. Mi viene da dire nulla. Ah. Ah, proprio così me la boccia, no, davvero? Non mi dice nulla proprio. Non ha personalità questa carta. Tu feste, lui ha detto che voi non avete personalità. Io vi amo. Bugiarda. Questa qua mi ispira il packaging da fuori, non so che palette è perché non l'ho mai vista. Non so. Vice, eccoci qui. E poi mai. Apriamo. Se... Ah, ma io direi via questa e il pennello nei pennelli. Perché il pennello ci sta. Mi fa schifo. Ciao Vice, mi spiace un sacco però. Però se non la usi magari a qualcuno può piacere e la regalo. Ragazzi. Ah, ma questa non la devi buttare assolutamente. Mai. Questa è storia. È l'emblema del make-up. Questa è storia. Io con questa non vi dico i passi falsi che ho dovuto fare per comprarla. Avevo paura di finirla e ho detto me la ricompro. In teoria so che non la vendono più. D'accordo. Quanti video ci ho fatto con questa? Quanti youtuber hanno fatto video con questa? È proprio questa è la nascita di YouTube Italia. Perché poi tutte copiavamo le americane e facevamo i video con questa. Tutte fare... yeah. Packaging vecchio. Questa è vecchissima perché ha il packaging vecchio di Mulak. Sì. Bella però. È molto bella, a me piace un sacco il plexiglass. Vabbè, le cialde di Mulak sono belle. Io ce le ho tutte a casa. Belle. Sì. Questa la teniamo. Sì. Dai, uccidimi anche questa. La full spectrum. Ma non mi piace, già te lo dico. Io so che palette è, non mi piace. Questa qui. Ma allora a me. Non mi piacciono le forme degli ombretti. Non sì. Riesco a truccarmi, non mi vengono idee, non mi fanno venire voglia di fare niente, quindi. Sai cosa? Però devo dire che amo. Ah, ok. I packaging sono proprio belli, eh. Sì, cioè, sì, sì. Questa mi sa che non è neanche toccata, amo. No. Stesso discorso. Guarda. Amo, si apre da solo. Adoro. Guarda. Io ti prendo lei. Anche questa è da tenere, ma perché non è bella. A me non piacciono i colori dentro di questa. Già lo so, infatti. Però sono quelle palette da tenere, secondo me, perché se le hai devi tenerle. No, io la adoro. Io la adoro, non sapete quanto l'ho usata questa. La chocolate bar. No, ma poi senti il profumo di cioccolato. Poi se le lecchi sa di cioccolato. No, davvero. Non sono dolci. Vuoi provare? No, grazie, sono dieta. Vabbè, questo è il stesso discorso. Buongiorno. Eccoci qui, un'altra metti a fuoco per cervello, un'altra da tenere. Brutta da vedere, guarda! Guarda la cialdina! Oh mio Dio, ma è... No,
No, allora, no. Non si è visto. Questa secondo me, come le altre, da tenere solo per esposizioni. Vi dico la stessa cosa anche di questa, Naked 3. Anche questa da tenere. Questa è un po' più violacea rispetto alla Sunshine. Sì, niente, io raccatto solo le Vice. Mamma mia, no. Eccoci qua. Mamma, amo, questa è proprio brutta. Secondo me devi buttarla. Amo, questa è brutta, devi buttarla. Mio Dio, che bella. Te la butto io. No, tranquillo, la butto io, dammi. No, c'è il cestino qua, guarda a destra. Amo, anch'io. Ma no, adesso amo, sono hai caldo, devi fare troppi movimenti. Sono comodo, non ci vuole niente lasciarla qui. No, dopo. Questa è da tenere. Huda Beauty is in, always in my heart because I love it so much. Voglio anch'io. Beh. Sai che questo. Ma tutte le stai bocciando! Neanche quelle di Gwen Stefani! Dai, ma guarda che caruccia! Sembra sì quelle persone che hanno la paura dei buchi. Ci sono delle persone che hanno paura dei buchi. Non mi ricordo come si chiama la malattia, scrivetela qua sotto. E... ho paura dei buchi. Dei buchi di Dio, amici, addio, addio! The Balm, nude, nude. Sai che di The Balm mi piace tanto un illuminato? Non mi piace. A me la roba degli ombretti storti non mi piace. We Makeup. Ma l'hai fatta tu? Sì. A me piacciono sti colori. Allora mi sa che non andiamo d'accordo, perché a me sti colori non mi fanno venire voglia di truccarmi. L'unico che mi piace è questo qui. Bello. Quello è bello, molto carino. Bello. Sì, questa la tieni. Ovvio che si tiene. Guarda che bella, no? Non ti piace? Immaginavo, cioè. Beh, conciata così, che cazzo mi. Ma ne ammiri di più perché sono spalmati bene. Secondo me è troppo rovinata. Dovresti... No, ma tranquillo, non te la pulisco. La sto buttando. E subito io. La frittata! Questo è il primo prodotto di Mulac uscito in ma commercio. Adoro, ma non l'avevo mai visto. Io ho percependo muffa! Che bello questo colore, amo! Bello! Bello! Questo mi fa venire proprio cioè, voglia. Titanic è muffo proprio come te. Sicuramente era un bellissimo blu shimmer. Io adesso sono curiosa di fare un'altra cosa. Questa è quella vecchissima, ci avrà quanti anni ha Mulac? 4? 5? Vabbè. Ha tutti questi anni. Vabbè, vecchia. Io l'ho tenuta per collezione. Però la devi tenere. Ma non c'è solo questa, perché io ho anche quella origine, cioè proprio quella non mai aperta, con l'eyeliner ancora dentro, il primo loro eyeliner. Oh no. Questa è da collezione proprio. Questa non è muffita, possiamo farla vedere. Eh beh sì, perché questa è nuovissima. Bella. Con l'eyeliner loro, e adesso sono usciti gli online. Oh mio Dio, che bello vedere. Figata. Cioè, io qua ho conosciuto Cindy. Ciao Cindy! Io per Urban Decay stravedevo, io compravo tutte le palette che uscivano e loro se lo i colori sono questi, top. Ed è pure nuova questa. Questa è l'unica che ti consento di tenere perché ha dei bellissimi colori. È pure nuova, cioè. È compulsiva, mia amica. Questa è bellissima. Questa è di Mulac, bellissima. Sì. Bello questo al centro, sì. Bello glitterato. Sì, sì, sì. Ci piace. Questa la teniamo ovviamente e non la facciamo neanche vedere. Posso dirti una cosa? Dimmi. Allora, ne hai già due. Ne hai già due. Ma non quello di oggi! Ciao! Ma secondo me non ti serve, amo! Mamma che brutta! Ma cos'è? Sembrano i campioncini quelli delle mucchette. Mamma, ma di quanti anni è? Il tappo di plastica. Sette tutti! Questa qui io direi che... tanta roba, Natasha Denona. Ma... no, dai! No, no, la teniamo Natasha Denona. Vuoi sbocciare? Vuoi? Dai. Wow, copper proprio, eh. Bello, raga. Proprio carino. Questa ce l'ho anch'io. Intoccabile, mi piace tantissimo. La differente seconda o... due. Un po' usata. Vabbè, questa è bella. Usata perché è bella. Però questa è da tenere. Yeah! Sì. Guarda che carina. Dai. Anche questa, eh. Sa di pesca. No, per favore. Ti prego, provala. Ma per favore, ma... Se fuori di testa. Ma cacciata da YouTube Italia. Quando ti tocchi ti cade un po' di polverina. Te la lecchi? Oh, un po' di fallout. Sto grondando. Passiamo al prossimo perché... per l'amore.
amor di Dio, questa qua è da non te la metto neanche a fuoco. Però l'ho usata, brutta da... Sì, amo, 10 anni fa. Chi se ne frega se le usi le palette, voglio dire. Cioè, l'ho usata tantissimo 15 anni fa, quando il brand è iniziato. Ma chi se ne ricorda? Oh, brutta da vedere, via. Abbiamo finito! Wow! Ci mancano ancora 3 cassetti. Se volete che continuiamo questa bellissima edizione di Declutter con Naomi, fatecelo sapere qua sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente mettete un mi piace. Andate a seguire Naomi su Instagram, che è bravissima a leggere il labiale e interpretare. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e un commento. Saccarosio! Trovate il porca! Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Mua!